c'è chi passa e si ferma per curiosità, chi lo fa perché deve partire e vuole una sicurezza in più, tutti in fila per aderire alla campagna Movida Sicura, l'iniziativa promossa dalla Regione per effettuare i test sierologici nei luoghi della vita notturna. È un test veloce nel senso che il risultato viene dato dopo pochi minuti dall'effettuazione del test. E quindi è uno screening di massa sulla popolazione, ovviamente è uno screening volontario effettuato su base volontaria delle persone che si presentano qui stasera. Dopo l'avvio fiorentino, i gazebi allestiti da Croce Rossa, AMPS e Misericordia arrivano anche nelle altre città toscane. Piazza Garibaldi, snodo centrale dello struscio pisano, si forma subito una fila che continuerà a crescere. Dalle 22 alle 2 di notte saranno oltre 200 le persone testate volontariamente. Ma l'esperienza della scorsa settimana ci dice che c'è molta sensibilità e molte persone che magari in un altro contesto probabilmente non lo farebbero, passando e vedendo che è una cosa molto semplice da eseguire, si fermano e aspettano il loro turno per fare il test. Una puntura sul dito, pochi minuti di attesa per conoscere l'esito e si può tornare a divertirsi con la sicurezza di non mettere in pericolo nessuno. Ecco, e come vedete continua a riempirsi la fila per i test sierologici, veramente molte le persone che passando leggono di cosa si tratta, leggono Movida Sicura e come funziona e si fermano per fare il test, insomma un'iniziativa che almeno qua a Pisa è stato un successo. È la prima volta che lo faccio, ma mi è sembrato doveroso, una cosa normale farla. Tutto bene, non ho sentito nessun dolore, è stato veloce. È un po' per me, un po' per senso civico, cioè ho visto lo stand e ho detto perché no, semplicemente questo.